Da cosa è nata l'idea di questo nido? In realtà è strano perché non è nato prima con il concetto di creare un nido, ma era quello di creare una casa sull'albero. E insieme a Simone Picano e anche all'altro membro del team, che è mio padre, Mauro Poggiani, abbiamo iniziato a pensare in un modo diverso a una casa sull'albero. Di solito la prima idea che ti viene quando pensi appunto a un rifugio su un albero è il legno, e quindi l'idea era quella proprio di partire da un materiale completamente diverso, che fosse distante da quello della casa tradizionale sull'albero. E quindi abbiamo sperimentato un nuovo sistema, che è questo della corda, che è una corda in juta, che è un materiale naturale che si adatta, si integra al contesto, quindi non è impattante, tant'è vero che la sensazione appunto che è uscita fuori di queste forme è quella di integrarsi annodando e passando e tessendo quasi come una vera e propria ragnatela questo rifugio, che poi effettivamente è come un grande nido. E poi perché? Perché volevamo che ci si potesse sdraiare all'interno di questo albero e di poter avere la visuale di quello che c'è sopra, cioè questo tetto verde che ti mette in pace, in equilibrio, e ti fa di nuovo riscoprire un rapporto con la natura. E quindi è anche quello, diciamo, di invitare gli artisti a ritrovare questo rapporto e essere ispirati da questi immaginari.